Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Frata Game. Eccoci qua con un nuovo episodio di Uncharted The Lost Legacy. Siamo al capitolo 5, la grande battaglia. Eravamo rimasti qua dopo che abbiamo superato quelle fottute trappole che ci abbiamo messo 6 giorni a fare. Infatti avrò dovuto Sembra tagliare il enorme. video. Immagina quanto lavoro avrà richiesto. Quanti artigiani e ingegneri. Già, Che la loro opera ha spettacolo. sconfitto il tempo. Loro invece andati. Il loro re avrebbe dovuto proteggere i sudditi invece di costruire un bersaglio di lusso. Bene, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Proseguiamo di qua. Ok. C'ho ancora la pistola? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Perfetto. Cazzo. La figata. Ma che figata. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Oh, cazzo ho fatto? Ah, pensavo che si voleva suicidare. Beh, noi facciamoci i Ho trovato le scale. cazzi nostri. Lo confermo. Ok, arriviamo, arriviamo. Allora, un momento prima che ci spacchiamo i denti. Idee su come C'è? salire sulla corona? Hai portato l'elicottero? L'ho lasciato a casa. Sfiga, dovremmo arrampicarci. Allora, vediamo un po' se c'è qualche tesoro qua, giusto per fare un giro. Eccolo qua, come ho detto. Preso. Cos'è, una bara? Un carrion? Che cazzo è? Ok, non c'è nessun baulozzo nascosto qua. Niente. Piano. Ah, qua si deve scendere quindi. Ok. Qua? Ok, lì ci si può aggrappare qua. Ah, lì c'è il coso per perfetto. Ok, pronta? Prima. Ok. Momento. Piglia bene stare in corsa. Aspetta. Prima che ci scassiamo. Minchia, era troppo forte forse. Ciccato. Ma vaffanculo. Porca troia. Ok, pronta? La Prima. bomba. Dai, cazzo. Pure. Ma porca puttana! Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Porca troia, Ok, allora. pronta? Prima. Comandi di merda. Certo. A fiamma. Dai, oh, che cazzo. Ok. Ok. Dove sarà? Cerca una via verso Ok. l'alto. Qua? Ah, sfotazza. Bene. All'elefantozzo. Poi? Ah, là. Ci arriviamo. Ah, c'è il percorso qua. Qua c'è qualcosa? Piano. Qua ci ammazziamo molto male. E via. Dai, togliti dalla. Anadin, che cazzo fai? Dov'è qua? Ok. E via che si sale. Piccozzo. Ups. Vai così. Bene così, bene così. Lì dobbiamo andare lì, perché di qua non si può andare. Però si può scendere qua, o sbaglio? Sì, si può scendere. Come mai si fa scendere? C'è qualche cosa segreta? Il tesoro. Perfetto. Una brocca. Bene. Quindi dobbiamo. Ah, dobbiamo tornare di nuovo su per forza. Ok. Quindi andiamo qua. Molto bene. Qua c'è qualcosa? Sono No. arrivati maestosi da vicino e ci stiamo avvicinando anche di più. Ci lanciamo per andare sulla mano, boh, è l'unica opzione, a meno che non dobbiamo saltare là sotto, ma. Oh, Nelle scuse. mazzaca. Bene, bene, oh, piano, piano. Ah, no, cazzo dobbiamo andare?
Quassù. Ah, arrivo. Ok. Piano. Ok. Bella figata però, è stra... Dai, stracurato. Credi sia sicuro? Continui a chiedermelo, ha parlato. Tempo se desi... Perfetto. Cavolo. Ma state zitta, va, Nadine. Comunque, decisamente non è cazzo sicura. Di gufa. Pensi di riuscire a tornare quassù? Sì. Vai avanti. Dove cazzo va? Ok. Ce la fai a prendere una benellare in corsa. Oppla. Siamo su ste dita. Su, ti aiuti. Perfetto. Sono a posto, ce la faccio. Dai, su. Vai. Buono. Solo perché hai detto per favore. Non l'ho detto in realtà. Buono, buono. Pensavo che Ganesh fosse il distruttore. E mo? Ne aggiunge altri sul cammino se pensa che siano utili. È per questo che l'hanno scelto per Alevidù. È anche la divinità del buon auspicio quella che preghi per avere prosperità e successo. Capisco. Bello. Allora, di là non ci riusciamo a arrampicare. Lì ci dà il simbolo del rampino, è quindi... davvero questa l'unica strada. Buttiamo già il rampino per andare. Per andare dove? Ti stai divertendo? Lo sai? Ah, non dirmi che bisogna fare il doppio aggancio, sicuro. Proviamo. Tanto, attenzione alle vertebre. Poi. E grande. Buono, buono. Fantastico. Dov'è la minchiola? Qua, immagino. Passoso, di qua. La cosa più pazzesca che abbia fatto. In senso buono o cattivo? Ti dirò poi. Piano. Su, arrampicati vicino agli anellazzi. Cazzo c'ha in mano? Una specie di... specie di seppia tota. Morti. Ma che cazzo no, no, no. Fai, eh? Ah, Chloe. Ma possibile che scivoli come... Già? Ma vaffanculo, di nuovo me lo fai fare. È andata bene una volta. Che palle. Ti stai divertendo? Lo sai? Stai zitta. Poi. Piano. Fantastico. Puttana. 10 anni ogni salto mi fai perdere. Wow. Passoso, eh? La cosa più pazzesca. Bene. Adesso calma. Ok. Presumo che bisogna andare qua, giusto? Minchia, non l'avevo mica visto. Ok. Vai alla grande, c'hai. Dobbiamo circonnavigare l'oggetto. Sono sorpresa, non si sente una distratata toccando ferro. Ah, è in giro. Dubito che lo vedremo quassù. Ma dai, ma che cazzo di giro mi fai fare? Che palle per salire così in alto. Bene, bene. Ottimo. Attenzione ai piccioni qua. Ai merli, che cazzo sono. Aia, sta musica mi fa cagare addosso, eh. Musica horror. Ok. Musica è scomparsa, quindi vuol dire che ci stavano prendendo bellamente per il culo. Vedi, qua non si può andare. Ah, ok. Cazzo di giro dobbiamo fare? Forse ho visto un punto da cui possiamo saltare sulla corona. È appena più avanti. Porca di quella puttanazza. Grazie, sbrigati. Tieni. A salire. Sto scivolando. Tieni. Tieni. Cazzo. Wow, qua ci stava una super foto. Stava una super foto qua. Che figata. Beh, strarealistica il vento. Notevole. Già. Ora. Come ci arriviamo?
Dobbiamo andare là, quindi. Ok, pianino. Bene. Vacca Eva. Buono. Attimi di suspense. Piano. Allora, su di qua. E Ok, quassù sembra più quanto solido. cazzo è Non alto sto chiamarmi. fottuto posto? Diciamo, questi riscalatori. Porca, agli scalatori professionisti gli fanno una pipa. Oh, ma che cazzo fate? Dovremmo esserci Il allora. nostro ingresso è offerto dall'esercito persiano. Dobbiamo scendere? Adesso qua, super scivolone. Eccolo qua. Wow, bel lancio! I persiani avranno usato un trabucco. Trabucco? Non puoi chiamarlo catapulta come una persona normale. Il trabucco è un tipo di catapulta. Può scagliare proiettili più pesanti come questo e a distanze maggiori. Capisco, l'hai imparato al militare? L'ho cercato su Wikipedia, come una persona normale. Quindi bisogna fare qualcosa? No. C'è qualcosa qua dentro? Non mi sembra. Quindi andiamo. Oh, piano che qua si scivola? No. Mica che figata. Che gran figata. Qua. Ok, ci dobbiamo scalare giù. Ok. Sei, dopo di te. Incredibile. Sono quei due amiconi di Parashurama e Ganesh. Gli dei induisti non combattono solo contro i demoni, a volte litigano anche tra di loro. Non è nel suo stile, immagino. C'ho paura a buttarmi io qua. Ah. Lì qualcosa sbrilluccica. Allora, immagino che bisogna lanciarsi proprio di prepotenza là sotto. Infatti. Vai giù. Piano. Questo posto è interamente scolpito nella montagna. Direi di sì. Buono. Cosa c'è qua? Ah, la fotazza. Ok. Poi, dove cazzo è già l'oggetto che ho visto? Era da ste parti? Non me lo ricordo più. Non me lo. Ah, eccolo qua. Ok. Un'altra brocca. Allora, di qua non si può. Hanno Un momento. provato a barricare l'entrata, non che sia servito molto. Non si aspettavano che i persiani sarebbero calati dall'alto. Dopo due invasioni, uno si aspetterebbe che fossero pronti a tutto. Magari non pensavano di venire sconfitti. Ok, quindi immagino che bisogna scendere. Questa è già scesa. Piedi a mollo. Ah, qua c'è. Aspetta, aspetta, signor. Momento, che qua bisogna fare una circospezione. Che non ci sia qualcos'altro che ci siamo persi. Ok, non c'è un cazzo. Qua c'è qualcosa? No. Qua? Dai, non è possibile che non avete messo un cazzo qua. Bastardi. Ok, vabbè, Deve esserci un modo per uscire dalla sala. andiamo. Ok. No, illusione della goccia. Pensavo che. Ho visto sbrilluccicare, ma. Ok. Di qua, inseguiamo. Ehi, guarda, armi. Avevi ragione, Nadine. Ogni tanto mi capita. È persiana. Ma sembra sia persiana sia Oisala. Prima linea di difesa. Attenzione, ci sono i pelle ossa. Minchia, che figata, ragazzi, che gran figata. Senti il rumore Direi delle che ci ossa, siamo quasi. spettacolo.
Pensa se ci fossero davvero posti così e Un magari altro ci di quelle saranno porte. anche. Chissà dove cazzo sono. Dunque, Ah, vediamo. attenzione. Oh, bene, questo funziona davvero. Siamo. E luce fu finalmente. Questo posto sembra una cripta. Cripte e sepolture non sono una tradizione induista. Preferivano la cremazione. È una bella cerimonia chiamata Antyeshti. In sanscrito significa ultimo sacrificio. Sacrificio. Il concetto è che i nostri corpi sono strumenti da restituire perché altri possano beneficiarne. Molto romantico. Per questi poveracci è troppo tardi. Ehi, quassù. Oh, quella. Santo cielo. Gesù. È successo qui, l'ultima resistenza. Ma non bastò a salvare il loro impero. Peggio per loro, meglio per noi. Qua. Barricata. Poi vediamo un po' qua. Quel fumo non promette niente di buono, eh. Mi sa che è ustionante quest'acqua. Calda. Mi sa di sì. Non lo voglio scoprire, non voglio farlo alla fine dell'aragosta. Quindi prendiamo. Vediamo se c'è qualche trofeo qua, qualche cosa che sbrilluccia. Eccolo qua uno. Bene. Cazzo, è una lima. La nostra entrata. Sì, non le sto neanche aprire perché tanto non me ne sbatte. Attenzione. Nadine, mi dai una mano con questo? Certo. Via da lì, vecchio mio. Ecco fatto. Minchia, strettissimo. Permesso. Giù. Scusa. Urca. Ci stiamo avvicinando. Spero prima di quei tizi. Io comunque non ho ancora capito che cazzo stiamo cercando, però. Un corno, cosa stiamo Questo cercando? congegno mi è familiare. Ai ai ai. Speriamo non faccia inondare la sala d'acqua. Vedo già congegni che mi fanno girare già i coglioni perché non ho voglia di trovar lungo come prima. Dai, che cazzo. Aia. È diverso. Che cos'è? Il mio istinto mi dice che è una sorta di meccanismo per aprire Ecco. quella porta. Ok, a sinistra abbiamo Shiva che offre l'ascia a Parashurama, mentre a destra c'è Parashurama che taglia la zanna Ganesh. Aspetta, con l'ascia? Sì. Quella che Shiva, il padre di Ganesh, gli aveva offerto. Esatto. È incasinato. È una famiglia. Forza, apriamo quella porta. Ecco. Allora, queste sono Quindi come leve, funziona? Beh, immagino che l'unica sia provare. voilà. A Forse ci siamo. posto. Benissimo, la porta è aperta. Senza nessun aiuto da parte tua. È stato un piacere. Perfetto. Ok, andiamo. Sala e la tigre. Ci siamo. Incrociamo le dita. Ecco, fottuti. Questo era previsto? Non lo so. Non farci ammazzare. Non sei divertente. Pronta? Vediamo che cazzo succede. Attenta. Che Shiva mi fulmini. Stavo per dirlo io. Ah no, no, va bene. Penso che andrà tutto bene. Bene?
Dove diavolo è la Zanna? Non lo so, tutto questo non ha alcun senso. Ya, ce l'ha. Io e Sala vogliono farci girare a vuoto. Forse hai ragione. Ottimo. No, stammi a sentire. Ganesh è il simbolo di... Alebidù. E Shiva era il simbolo di... Belur. Che poi era l'antica... Capitale. Esatto. Forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio. E la capitale antica fu dimenticata. Quindi questa città era un'esca. E se la fecero saccheggiare per proteggere Belur? E il tesoro. Potrei scommettere che la Zanna non è mai stata qui. Mai. E dov'è Belur? Oh, merda. Questo invece non era affatto previsto. Ce l'ha! L'afferra al bordo ora! Eccoli. Sta bene! Vai! Di fortuna. Oh. Ehi, bel lavoro, socia. Bel lavoro. Qua la mano. Gesù! E questo cos'era? Dovresti vergognarti in eterno, sai? Oh. Ehi, correggimi se sbaglio, ma qui non c'era un'enorme cascata. Sì, c'era. E quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate. Fantastico. Ed è merito nostro, vero? Ah, beh, tecnicamente mio. Stronzetta. Senti, scusa se prima sono stata poco delicata. Ah. Tranquilla. Sai, voi due sareste andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Sempre quindi, che fate, un picnic? Di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi, ok? L'acqua viene convogliata verso il cancello. Dobbiamo seguire la curva. Che figata. Ricevuto. Prendo posizione. E qua ci saranno anche un bel po' di tesori, ma... c'è da girare un po' troppo. E vaffanculo. Non è ora di giocare a Marco Mo. Che c'è? Niente. Ah, vabbè. Hanno allagato la città per proteggere i loro segreti. I soldati sapevano di essere solo delle esche. Attenzione. Guarda questo orologio. L'ho pregato a quel vecchio in città. Bastardo. Sta
stato facile. Sì, me lo ricordo. Avevi dei dubbi? Tu a sinistra, io a destra. No, non vedo la zanna. E tu? Ma che... Ah, proprio così. Grande. Forse ce ne sono altre. Giusto. Buono, vai. Vai giù. Quindi... No, sono fottuto. Ok. Ma vaffanculo, troppo caotico, vacca bastarda. Momento. Calma, porca puttana. Buono dai coglioni. Oh, troione. Figlio di bastardo. Ma crepa. Dovevi pestarci, no, ho sbagliato. Di quella puttana. Buono. Cazzo, ma un lanciarazzi c'è? Ah, ecco cosa c'era. La bella inculata. Dove siamo? Non ne ho idea. Mia. Ma almeno non siamo sulla linea di tiro. Speriamo ci sia una via d'uscita.
Ah, quel gran bastardo dobbiamo ammazzarlo. Quella specie di blocco intagliato. Che cos'è? Niente di buono. Vedi quei canali? Dubito fossero per l'acqua. Ah. Emma? Ah. Quassù, c'è un passaggio. Ok. C'è luce più avanti. Che brutta fine. Non lo so. Preferirei marciare in una cella che essere torturata. Terrò presente. Dove cazzo dobbiamo andare, ma? E ora come diavolo usciamo da qui? Guarda su. Ce la chiudiamo. Ah, ok. Lo senti? Certo. Sì. Ecco l'acquedotto. Vieni qui, c'è una fenditura. Cristo. Ai ai ai, il bastardone. Merda, merda, merda. Figlio di puttana, figlio di puttana 2. Bastardo. Sto merdoso. L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai assoldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che un poeta Hoysala tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà e poi sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere, veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. Oh, dai, tirati su, cazzo, Clo. Ciao, facciamola finita alla svelta. Devi curare un po' sui riflessi. Si scivola. Ridammi il mio disco. Fatti subito. Merda. Sei fiera di te? Bastardo. Un po', sì. Andiamo. Cazzo, sei veloce, sto figlio di puttana. Troppo lenta. A vuoto. Bastardo. Per governare un popolo, devi prima generare il caos. Aspetta. Io alimenterò la mia guerra civile, eradicando l'ignobile stirpe del giovane re. A cominciare da te. Grande. Dai, 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 sveglia, sveglia. Ma vaffanculo. Figlio di puttana. È che la butto di là sicuro. Bastardo. Lo sapevo io, bastardo. Lo sapevo. Qualunque cosa. Figlio di puttana, lo sapevo, figlio di puttana. Dai, qua c'è questo. Oh, io. Fanculo.
Morte? No. Stai bene? Sì. Credo di sì. Ehi, fai piano. Sei svenuta quasi mezz'ora. Oh, come mezz'ora? Yeah. Oh, merda. Merda, Asaf ha preso il disco. Aspetta un momento. Dobbiamo andare subito. Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori. Non voglio sapere. È bello tu sia qui. Ora... ora siete in due, vero? Yeah. Ok. Andiamo a prendere il disco. E delle armi. E delle armi. Ok, proseguiamo. Posso dire che avevi ragione su Asaf. Insomma, wow, sembra il classico tipo alla mano. Vero? Ed è quello che vuole. Scommetto che anche gli occhiali sono studiati. È per sembrare innocuo o geniale? Entrambi. Ma è sveglio. Era dottore prima di passare alla causa. Ha rinunciato a una carriera lucrosa. Gli sembrava la cosa più giusta all'inizio. Ehi, ce la fai a proseguire? Sì, ce la faccio. Devo riprendermi un attimo. Quassù. Piano. Ok, dai. Belli lunghetti comunque i capitoli, eh. Abbastanza corposi e intensi. Un mix fra azione calma. Azione. Di qua. Ok, aspetta, che vediamo cosa c'è di qua. Di qua sicuramente ci sarà uno strapiombo. O si può. Cazzo, si può anche proseguire. Sì, un secondo. Voglio solo dare un'ultima occhiata. Ah, magari un vicolo cieco, vediamo un po'. Ah, ok, qua per fare la foto. È questo che videro i persiani. Minchia, non ero di là prima. Pronta? Sì. Che c'è di buffo? Pure di qua si può proseguire, no? Solo che tutte le ricerche di mio padre. Fare il giro. E la zanna non era neanche qui. Andiamo. Quello è il corso. Che è fatto in modo che sembra che corra di traverso, ma in realtà è solo scavato in quella direzione. Ok. Minchia, quello sarebbe un cancello. Sti cazzi. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante in questo buio pesto. No. Non vado niente luccicare. Giusto? Giusto. Via. Apriamo sto mega portone. Dai. Dai. In realtà quella vacca è sacra. Quello è Nandi, il custode di Shiva. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, il figlio di puttana. Asava sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No. In che senso no? Sam Drake. Il suo esperto non è ci Sam credo. Drake. Già. Pezzo di... Sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam, è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo... Sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui. Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... Eccola lì. Sfogati, non trattenerti. Ah, l'ho fatto. Sai una cosa, Nadine? Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì.
O forse trovata la Zanna, tu e Sam mi taglierete fuori. No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Ascolta, ti avrei detto tutto riguardo a Sam, te lo giuro. Stavo solo aspettando il momento giusto per... D'accordo! Un po' di esercizio mi farà bene! Merda! Ai ai ai. Capitolo 6. Il custode. Bene ragazzi, direi che come episodio super corposo possiamo fare che finirla qua. Quindi ragazzi, si finisce così, con un super litigio e noi che siamo rimasti praticamente da sole. Bene ragazzi, nel prossimo episodio allora vedremo un po' di cosa si tratta questo capitolo, il custode. Grazie mille per avermi seguito, mi raccomando, se avete qualche domanda da farmi scrivete nei commenti, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete già fatto. E io non vi rimando al prossimo episodio di Uncharted The Lost Legacy, grazie mille per avermi seguito, un bacione e un abbraccio da The Frata Game, ciao e al prossimo episodio.